Benvenuti e bentornati alla rubrica televisiva Lavorare al Centro, la rubrica televisiva di Centro Consorzi e Casa Artigiani Belluno. Oggi dobbiamo fare un ringraziamento speciale a Telebelluno perché ci sta ospitando nei loro studi, in quanto il Centro Consorzi è andato sold out e abbiamo tutte le aule occupate per fare formazione, quindi anche l'aula che era stata destinata per fare le riprese di Lavorare al Centro è diventata a tutti gli effetti un'aula formativa. Quindi un benvenuto da Stefano Balbinotto, responsabile dello sviluppo del Centro Consorzi e dell'organizzazione e vice segretario di Casa Artigiani Belluno. Nella puntata di oggi vedremo quanto abbiamo svolto nella giornata del 18 di ottobre presso un convegno al Centro Consorzi sul sistema agevolativo per le imprese. Ma prima di passare ai servizi, come di consueto, diamo la parola dei nostri clienti Centro Consorzi e soci Casa Artigiani che illustrano la loro azienda. Andiamo a visitare Pneus Marca. Pneus Marca è un'azienda ormai giunta alla terza generazione. Nata nel 1961, ha saputo destreggiarsi nel mercato e di strada ne ha fatta molta insieme a voi. Ora ha creato un nuovo concept per l'accettazione del cliente e questo fa sì che possa coadiuvarlo sia nella scelta dello pneumatico migliore e anche nei vari servizi rivolti alla vostra moto, alla vostra auto e a tutti i vostri mezzi aziendali. Pneus Marca è da oltre 60 anni nel campo degli pneumatici. Facciamo parte della rete Driver, un centro dove ci sono più di 400 affiliati in tutta Italia, oltre che ad avere dei negozi di proprietà in tutta Europa. Cerchiamo di dare ai nostri clienti un trattamento a 360 gradi che parte dal pneumatico fino alla meccanica. Abbiamo un centro specializzato per la meccanica sul punto vendita di Belluno, dove c'è anche un lavaggio auto. Pneus Marca è anche leader nella ricostruzione pneumatici con il marchio Greenbull, dove offriamo ai nostri clienti la possibilità di ricostruire gli pneumatici sul movimento track con delle mescole particolari austriache. Come parte meccanica offriamo ai nostri clienti a 360 gradi tutto quello che riguarda le riparazioni della vettura, dal semplice tagliando fino alla sostituzione di motori, cinghie di distribuzione e quant'altro. Facciamo parte anche del Super Track, che è una catena di specialisti per quello che riguarda il montaggio, il smontaggio e la rivendita di pneumatici autocarro. Per quanto riguarda l'officina meccanica, facciamo dei freni, tagliandi, ricariche clima e igienizzazioni, fino ai lavori più importanti su motori da vettura. Dal 1961 la Pneus Marca è sempre al vostro fianco. Un nome di prestigio nel territorio di Cortina sin dal 1948. Ora Maioni è sinonimo di impianti elettrici, impianti di telefonia fissa, di allarmi, di elettrodomestici e di tutti i servizi rivolti al settore alberghiero. Parola a te, Mattia. Elettrotecnia Maioni è un'azienda storica. Venne fondata da mio nonno Alfredo nel 1948, poi guidata da mio padre e infine passata nelle mie mani nel maggio dell'anno scorso. Oggi l'Elettrotecnia Maioni si è voluta mantenendo il suo spirito artigianale e la sua attenzione nel dettaglio. L'azienda è divisa in quattro settori principali: impianti elettrici, sicurezza, attrezzatura alberghiera e detergenza professionale per alberghi e ristoranti. Attualmente il nostro team è composto da 14 persone, alcune di queste sono con noi da più di 30 anni. La nostra mission è semplice: continuare a mantenere gli standard di qualità che ci ha sempre contraddistinto nel corso degli anni e soddisfare appieno le aspettative del cliente. Bentornati in studio dopo la visita di due aziende ai nostri clienti e soci che hanno sponsorizzato la puntata di oggi. Diamo la parola a Marco Zanetti, che è il dirigente regionale del settore agevolazioni di Veneto Innovazione, che è venuto all'appuntamento del 18 di ottobre presso il Centro Consorzi per parlare delle agevolazioni che possono avere le aziende del nostro territorio veneto. Questo ha dato il via anche ad un settore, il settore finanziamenti, centroconsorzi.it. Se volete avere maggiori informazioni, contattateci a questo indirizzo mail o a questo numero di telefono. Parola al direttore Marco Zanetti. Mi ha fatto piacere essere presente oggi all'incontro organizzato dal Centro Consorzi, perché come Veneto Sviluppo e Veneto Innovazione, finanziaria della Regione Veneto, abbiamo avuto l'opportunità di illustrare i primi strumenti di agevolazione finanziaria che la Regione del Veneto, nostro tramite, sta mettendo a disposizione con l'utilizzo dei fondi comunitari del FESR. Oltre a poter illustrare l'operatività nostra a imprese che sono venute ad ascoltarci, alle quali mi auguro abbiamo potuto fornire
delle informazioni utili per svolgere al meglio la loro attività di impresa. In particolare abbiamo potuto illustrare l'opportunità di agevolazione finanziaria che gestiamo per conto della Regione, in primis la nuova sezione transizione che è partita da poco tempo e che mira a dare un supporto di agevolazione finanziaria a investimenti produttivi per le imprese dell'intera Regione. Un ringraziamento ancora particolare al dottor Marco Zanetti per il suo approccio e anche per averci dato la possibilità di venire sì a trovarci, ma anche di dare una formazione, un'informazione continua verso le nostre aziende, clienti, centroconsorzi e associate a Case Artigiani Belluno. Durante il convegno abbiamo avuto anche la dottoressa Francesca Rossi dell'azienda Levo, nostra partner, che spiegherà velocemente come funziona il servizio di centroconsorzi in abbinata Levo per dare una mano alle aziende qualora dovessero sostenere delle spese piuttosto che cambiare dei macchinari o hanno delle idee innovative o hanno bisogno di liquidità per accedere ai vari bandi. Parola a Francesca Rossi. Sono Francesca Rossi della direzione tecnica di Levo Finanza Agevolata. Levo è una società di finanza agevolata che si occupa a 360 gradi di consulenza alle imprese per ottenere dei benefici, dei contributi per i propri investimenti. Il nostro cavallo di battaglia è l'applicazione Inbando. Inbando è un'applicazione che consente alle aziende e all'impresa, appunto, ai partner, ai clienti, di poter accedere a questa piattaforma, inserire in autonomia il proprio investimento, il costo connesso, o anche nel caso in cui non fosse presente il costo, segnalare che non c'è un costo definito, e a quel punto viene immediatamente inviata una prefattibilità validata da un ufficio tecnico, quindi dal nostro team interno all'ufficio Levo, in 24 ore. Il nostro punto di forza è il fatto che in 24 ore arriva una prefattibilità, in 24 ore si parla con il cliente per la fattibilità progettuale e in 24 ore abbiamo la possibilità di presentare la richiesta di finanziamento, il cosiddetto 3 per te. Questo è il nostro modo. Grazie al Centro Consorzi Partner Forte di Levo e diamo la possibilità alle aziende del territorio di ottenere dei contributi e di ricercare quelle che sono le misure di finanza agevolate più appropriate per i loro investimenti. Se volete fare una prova su delle vostre esigenze, basta che ci contattate a questi numeri in sovraimpressione o a questo indirizzo mail, vi contatteremo e faremo gratuitamente una prova per vedere qual è il bando che calza meglio alle vostre esigenze. Ma non c'è soltanto la ricerca del bando, non ci sono soltanto queste opportunità, ma nella storia di Centroconsorzi abbiamo avuto modo di poter sviluppare diversi progetti legati all'innovazione e ovviamente c'è anche bisogno dell'ingegnere, o meglio di un gruppo di ingegneri che possono fare la parte delle relazioni tecniche, la parte tecnica. E da sempre il Centroconsorzi collabora insieme a Cristiano Bortoluzzi ed Antonio Bortoluzzi. Sentiamo dalle loro esperienze come funziona il servizio del settore finanziamenti Centroconsorzi. Buonasera, sono Cristiano e Antonio Bortoluzzi, siamo parte dell'area consulenza, dell'area finanziamenti del Centroconsorzi e abbiamo partecipato a questa iniziativa di promozione verso gli imprenditori locali della finanza agevolata in Industria 4.0. Ecco, nello specifico noi ci occupiamo della parte tecnica per la transizione 5.0 o per le macchine 4.0 e diamo la nostra consulenza tecnica, diciamo, riguardo a queste problematiche. Siamo di supporto, come abbiamo detto, all'area finanziaria del Centroconsorzi. Ma Centroconsorzi non è soltanto scuole, attività, formazione, ma è anche università. Proprio il 28 ottobre è stato inaugurato il sesto anno accademico di Unidolomiti con la presenza di vari docenti provenienti da tutta Italia e abbiamo fatto un servizio per voi e vi incoraggiamo a venire a conoscerci, a frequentare gratuitamente qualche lezione e venire a visitarci durante la università aperta. Sono Aldo Rocco Vitale, insegno filosofia del diritto all'Università Europea, tengo per Unidolomiti un corso di teoria generale del diritto e dottrina dello Stato. Buongiorno, sono Don Roberto Caria, vengo da Oristano
insegno teologia morale nella facoltà teologica della Sardegna e tengo anche un corso di storia economica dell'Europa per un Dolomiti. Sono qui grazie all'amicizia con Daniele Trabucco e Francesca, perché è grazie a loro e alla collaborazione con Centro Consorzi, con Dottor Michele Talo, con Daniele e Francesca di Dolomiti, e grazie a loro se stiamo per aprire e inaugurare anche a Oristano una SSML legata al San Domenico di Roma che si chiamerà Unicoine. Inauguriamo l'anno accademico lunedì prossimo, anche con la presenza di Daniele e Francesca. Buongiorno a tutti, sono Francesca Ferrazza, responsabile Unidolomiti del polo didattico che vede come ente gestore il Centro Consorzi di Belluno Seneca. Io avrei tanto piacere che voi veniste a trovarci o agli Open Day che vedete, oppure anche partecipando a qualche lezione, sia a Feltre con gli studenti ordinari, oppure anche Seneca con gli studenti lavoratori dalle 5:30 fino alle 8:30 di sera, dal lunedì al venerdì. Il prossimo appuntamento di Open Day sarà sabato 16 novembre a Seneca, nel pomeriggio, dalle 15 in poi, presso l'aula convegni del Centro Consorzi di Seneca. E con questo ultimo servizio termina anche l'odierna puntata di Lavorare al Centro, la rubrica televisiva di Centro Consorzi e Casa Artigiani Belluno. Un ringraziamento a tutti voi che avete visionato questa puntata, un ringraziamento ai nostri sponsor e vi ricordo ci sarà anche la scuola aperta, come da locandina, della scuola del legno, la scuola d'estetica e la nuova scuola di meccanica presso la sede di Seneca del Centro Consorzi di Seneca. Un saluto a voi da Stefano Balbinotte e ci vediamo alla prossima puntata.